E quindi passo un attimo a salutare tutti quanti, bentrovati. Questo è un seminario, il primo seminario di identità e discriminazione. Io sono molto lieto di cominciare come al solito con il professore Mario Castellana, che è una nostra gloria. Il professore è da poco andato in pensione. Io ovviamente me ne dolgo molto perché per me è un punto di riferimento da tantissimi anni. Si occupa di filosofia della scienza, di epistemologia, di logica, è un illustre studioso del pensiero di Bachelard, ma i suoi interessi sono veramente molto, molto ampi, molto estesi. Si è occupato di varissimi autori ed argomenti, ha una serie di collaborazioni con la Francia, con l'École française e con una serie di istituti presso i quali il professore conduce ancora la sua attività di ricerca. Quest'oggi ci farà l'onore e il piacere di parlare di Helen Metzger, sulla quale io non voglio dire nulla perché non so quanti di voi la conoscano. Mi piace solo ricordare che il professore da poco ha pubblicato, meno di un anno fa, credo, un bel libro che si chiama Cuori pensanti in filosofia della scienza, Helen Metzger, Simone Weil, Suzanne Bachelard e Barbara McClintock, che è un piccolo volume, come vedete, con filosofe, che insomma è una cosa un po' rara. Io quindi mi taccio, cerco di non approfittare di questo tempo per ascoltare il professore Castellana, ringraziandolo ancora della sua partecipazione e ricordando a tutti voi di non uscire dal team prima della fine del come si dice? Del seminario, perché devo scaricare i presenti e gli assenti. Quindi vi ringrazio, do la parola al professore Castellani. Prego Mario. Grazie Fabio della tua introduzione che non merito. Comunque entriamo subito in argomento. Come vi ha detto il professor Ceracci, Helen Metzger non è una figura nota e non vi preoccupate se la sentite per la prima volta, perché anche in Francia, dove io vado spesso per i miei studi, non è abbastanza nota. Nonostante io l'ho definita in un recente libro che sta per uscire su Newton, ho convinto un editore francese a pubblicare un suo lavoro su Newton, e l'ho definita la grande dimenticata della filosofia francese del Novecento, del primo Novecento. Quindi lei, vi do qualche notizia biografica per capire poi ciò che lei ci dirà a proposito del concetto di razza, che, su cui lei non ha scritto niente, Mario, però non ci ti ha vediamo dato più. gli strumenti per Mario, non poter ti capire. vediamo più. Mario, non ti vediamo più, non so per quale motivo. Io ti vedo. Però non ti vediamo più, non so per quale motivo. Ti ascoltiamo, eh? Ti Non lo ascoltiamo, ma. so, io ti vedo te. Va bene, non ti preoccupare, continua tranquillamente, non ti preoccupare. Io mi vedo, io ti vedo però. Va bene, non ti, Va ripeto, non ti bene. preoccupare, non Allora, ti preoccupare. qualche notizia. Prego, Va prego. bene. Allora, qualche notizia biografica su questa figura. Su questa figura, ripeto, poco nota anche in Francia. Quindi non vi dovete preoccupare se la sentite per la prima volta, perché pure io l'ho scoperta per caso. In una piccola recensione su una rivista italiana di un trentennio fa, dopodiché niente. Però poi, come ho preso il suo libro direttamente dalla Francia, che poi ho fatto tradurre in italiano nei primi anni del 2000, che è un'opera dove lei racchiude, anzi, sono stati racchiusi da alcuni studiosi successivi, sono stati racchiusi tutti i suoi scritti di metodologia e di filosofia della scienza e di storia della scienza, scritti elaborati negli anni 30, dopo che per tanti anni questa figura ha dedicato molti studi alla storia della chimica, alla storia delle idee chimiche più che la chimica in senso generale. Lei è nata nel 1889, di origine ebraica, di una famiglia abbastanza ricca dal punto di vista finanziario, ed era nipote del più grande antropologo francese, Lucien Lévi-Brull, che è stato uno dei primi
antropologi, che ha cominciato a studiare a fine 800 il pensiero dei popoli primitivi. E quindi lei che aiutava lo zio a correggere le bozze, probabilmente leggendo le opere dello zio si è fatto già un'idea della filosofia, perché lei, essendo donna all'epoca, i genitori, fra cui il padre, no, l'hanno impedita di iscriversi a filosofia. Lei aveva la passione da giovane, come molti di voi che state seguendo questo intervento, aveva la passione per la filosofia, però per motivi familiari, per motivi di cultura dell'epoca, il padre, anche perché aveva una miniera e quindi aveva un interesse ad avere una figlia esperta in cristallografia, che è una disciplina chimica all'epoca molto descrittiva, oggi è tutta fisica matematica, la costrinse a studiare chimica. Però lei, non avendo questa passione, qui stiamo nei primi anni del Novecento, per la filosofia, quando dovette scegliere la tesi di laurea, andò da un professore di cristallografia dicendo: io voglio fare una storia della nascita della cristallografia. Il professore dice: vabbè, fallo, tanto queste cose non interesseranno a nessuno, perché sono pura storia. Invece lei incominciò già da questi primi studi a si laureò in chimica, poi si laureò in seguito, dopo la prima guerra mondiale, anche in filosofia alla Sorbona, perché ormai era adulta, però nel frattempo cominciò a studiare, ripeto, la storia delle dottrine chimiche e conobbe un giovane studioso, un giovane storico, perché lei, la cosa che dovete anche sapere, che il suo vero nome, cognome, non è Metzger, perché questo è il cognome del marito che lei conobbe lì a Parigi prima dello scoppio della prima guerra mondiale, poi innamoratissima del marito. Purtroppo il marito morì nelle prime battaglie della Grande Guerra e lei, come ricordo del marito, lasciò il suo cognome, che era Levi Brull, e prese il cognome del marito. E da quel momento in poi, dice lei in una lettera successiva, ha portato il lutto non soltanto nell'abito, ma lo ha portato nell'animo, nello spirito e così via. E quindi questo personaggio quindi poi perde il marito e per conto suo continua i suoi studi durante la guerra, fin tanto che incomincia a pubblicare vari scritti. E soprattutto, ripeto, si occupa di storia delle dottrine chimiche, ma già un approccio non positivista. Quindi la prima cosa da tenere presente è che lei fa una scelta di campo decisa, cioè nel senso di dire che per poter studiare la scienza, la storia della scienza, occorre avere un approccio, tra virgolette, globale. Noi lo definiremo oggi, lei lo chiama metodo filosofico nella storia delle scienze, che poi sarà un titolo a cui sarà dato questa raccolta di libri che io ho fatto tradurre in italiano, e che è un saggio degli anni 30 dove lei spiega la sua metodologia scientifica. Cosa significa metodo storico nella storia delle scienze? Significa innanzitutto avere della scienza una visione più allargata, una visione storica, appunto, perché la storia, dice lei, ci permette di non cadere nelle semplificazioni concettuali di una determinata scienza e di qualsiasi cosa. E dirà perché bisogna studiare la scienza, la storia della scienza. Ecco, ci dice lei, la scienza, quindi incomincia a studiare il professore ha disattivato il microfono, non si sente più. Nascere ha bisogno di... Scusate. No, scusami Mario, avevo fatto... Posso continuo? Sì, scusami, ho fatto un errore io, ma involontariamente, prego. Prego, prego Mario, scusami. Quindi tanto. Lei dice, una scienza non nasce ex abrupto.
Sì, sicuramente c'è un ritardo sul flusso perché adesso non ti sentiamo più. Puoi continuare, Mario, se mi senti, eh? E adesso non sto parlando, dimmi tu. No, puoi continuare tranquillamente. Sì, ti sento, sì. Ok. Allora, ripeti il concetto. Sì, allora, ripeti il concetto fondamentale. Lei dice una scienza non nasce ex abrupto all'improvviso. Nemmeno un fungo nasce all'improvviso, ha bisogno delle condizioni ottimali perché possa nascere. Quindi lei cosa fa? Va a studiare in funzione, ripeto, antipositivistico, e cosa va a studiare? Va a studiare tutto quello che prima del positivismo era definito prescientifico. Voglio ricordare che la filosofia positivistica, la metodologia positivistica, studia l'ultima teoria arrivata nell'ambito di una scienza. Quindi, per esempio, è nata la chimica, non studia ciò che ha portato alla nascita della chimica, ma studia la teoria chimica in sé per sé, come se fosse un monumento che si è costruito da sé. Invece dice la Metzger, per costruire un monumento occorre studiare il milieu, il contesto, tutto ciò che lo ha portato alla nascita di tutto quello. E quindi lei va a studiare l'alchimia. Voglio ricordare che l'alchimia è una credenza in cui si pensava, ma questo si pensava fino ai primi anni del Settecento, si pensava che la materia si potesse trasformare in oro. Allora, questa idea, questa credenza, dice lei, certamente Lavoisier l'ha distrutta, però la chimica di Lavoisier senza questa alchimia non sarebbe nata, anche perché lei studia, è la prima studiosa che va a studiare che cosa? Il ruolo che hanno avuto le donne ricche, in questo caso, delle francesi, che nel 600 e nel 700 si dilettavano nei loro palazzi, si dilettavano a fare esperimenti di alchimia, perché loro, oltre ad avere il sacerdote, ad avere i poeti, il musicista nei loro castelli, avevano anche l'alchimista, e quindi passavano il tempo a fare questi esperimenti. Ora, tutto questo ha determinato, dice lei, lo sviluppo della chimica scientifica. Però questo non significa che la chimica non scientifica non sia importante ai fini della costituzione della scienza. Quindi lei dice, per poter capire la scienza, innanzitutto, bisogna sapere che essa è l'armatura dello spirito umano. Lei definisce la scienza, la conoscenza, l'armatura dello spirito umano. Cioè, se noi vogliamo capire l'uomo, ecco, ma arriveremo al nostro concetto. Se vogliamo capire l'uomo, se vogliamo capire la sua vita intellettuale, se vogliamo capire la sua storia concettuale, la sua storia esistenziale, come si è formato lo spirito umano, noi dobbiamo studiare la conoscenza, la scienza, perché è l'unico modo che dire cosa noi abbiamo combinato nella nostra mente, nella nostra, lei la chiama così, intellettuale concettuale esistenziale. Quindi lei dice, sono parole sue, la scienza è l'armatura dello spirito umano, e fare la sua storia significa comprendere il insomma, credo che il collegamento stia andando piuttosto male, in ogni caso. A questo non posso porre rimedio in alcun modo, perché il collegamento del professore non lo posso modificare in alcun modo. Vediamo se gli tolgo il video in modo da dargli più flusso dati, ma non credo nemmeno che se ne sia accorto. Oh, perbacco. Ma questa è veramente una cosa che non mi piace per niente. No, l'abbiamo proprio perso, miei cari. E questo, come posso dire, sono gli imprevisti di questo tipo di attività telematiche che purtroppo hanno questo grande limite. Non so cosa gli abbia fatto, secondo me avrà schiacciato qualche pulsante, perché... Caro, adesso mi senti? Adesso ti sentiamo, puoi continuare.
Puoi continuare, ti abbiamo perso proprio. Vabbè, io pure mi avevo perso, infatti si è ricollegato da capo tutto. Ah, ok, non ci perdiamo, ti vogliamo con noi. D'accordo. Allora, quindi lei già, quindi la Metzger, ecco, ripeto, la Metzger quindi usa un approccio di natura storiografica che all'epoca nessuno metteva in pratica, perché va a studiare, ripeto, tutto ciò che in quel momento era definito prescientifico. E allora lei dice: bisogna studiare come noi siamo arrivati alla scienza, alla conoscenza scientifica, non la conoscenza scientifica già data, ma come noi siamo arrivati a fondare una scienza, a fondare un modello di razionalità, a costituirci come essere razionali. E in questo percorso gli errori, le deviazioni, le deformazioni sono sempre in agguato, come dirà poi Popper meglio, dirà la scienza si basa su errori fallibili. Quindi lei che cosa va a studiare? Va a studiare quindi prima la scienza che ancora non si è formata, e va a studiare per esempio il ruolo di quelli che lei chiama dilettanti scientifici, gli amateur alla francese, coloro i quali hanno verso una conoscenza, verso hanno un interesse così, ma non sono scienziati veri e propri, i quali però hanno preparato il terreno alla chimica in questo caso. E quindi lei cosa fa? Amplia questi studi anche al ruolo che hanno avuto le donne, per esempio, e le quali si dilettavano nei loro palazzi a fare esperimenti di alchimia. Ora, questo poi le ha dato gli strumenti per poter capire quello che lei chiama la formazione delle categorie dello spirito umano, dello spritum, della mente umana, come nella mente umana si affollano tante cose che non si possono ridurre ad una teoria già data. E quindi lei va a studiare la pluralità di quelle forme di conoscenze anche bizzarre. Lei studia quelle che lei definisce le metafisiche superanti dei mistici del Cinquecento, per esempio. Va a studiare quegli scienziati che noi oggi li chiamiamo scienziati, che lei non chiama scienziati. Lei li chiamerà scienziati solo quelli fra 8 e 900, alla francese scientifique, e lei chiamerà gli studiosi del Cinquecento studiosi mistici, i quali però hanno aperto il terreno alla razionalità scientifica successiva. E allora tutto questo lungo studiare la formazione delle categorie dello spirito umano la conduce poi negli anni durante l'occupazione nazista, la conduce poi a studiare perché l'umanità, nonostante i grandi progressi, nonostante lo sviluppo scientifico, sia approdata ad una ideologia come quella nazista, che lei vive in prima persona. Ormai ha pubblicato tanto, però in quel momento lei si pone il problema, perché avverte la persecuzione, sta vedendo ciò che le succede intorno, e nonostante gli inviti di tanti amici cari, francesi e non, di scappare dalla Francia occupata, questa è un'altra cosa unica di questa grande donna, perché io ogni volta che ne parlo quasi quasi mi commuovo, perché è unica nel suo genere, perché lei, ripeto, nonostante potesse scappare, anzi aiutava gli altri a scappare dalla Francia, da quello che abbiamo saputo ha aiutato pure Walter Benjamin a scappare dalla Francia, però lei non scappò, anzi lei si rifugia a Lione, perché ricordate, nella prima parte dell'occupazione tedesca la Francia del Sud era più libera rispetto a Parigi. Quindi lei si rifugia a Parigi, a Lione, però quando va a Lione, lo sapete cosa fa? La prima cosa che fa, va sul comune di Lione e scrive
Ellen Metzger ebrea, apertis verbis. Questo significava prima o poi essere presa, anche perché lei diventò una grande storica della scienza, riconosciuta a livello mondiale, e aveva pensato di organizzare nel 1934 il congresso internazionale di storia della scienza a Berlino, però poi in seguito all'avvento di Hitler decise di non farlo più. Quando i nazisti occuparono la Francia, non si ricordarono di questo affronto e lei era una delle prime ad essere presa. Però lei, nonostante ciò, ripeto, sfida il nazismo. Infatti io nel libro che ho curato, che adesso vi parlerò, un libro che raccoglie degli appunti sostanzialmente che sono stati raccolti da un suo nipote, lei a un certo momento l'ho definita Ellen Metzger testimone della ragione scientifica verso Auschwitz, perché lei decide come il nome della vera filosofia, dice lei, il nome della vera scienza, decide razionalmente di consegnarsi, lei si consegna praticamente, mentre gli altri, pensiamo alla Stein, Gertrude Stein, scappava fin tanto che fu presa, lei invece, come proprio il nome della filosofia, il nome dell'amore per il pensiero filosofico e per il pensiero scientifico, praticamente fa questa scelta, chiamiamolo come volete, radicale, proprio come sfida, perché lei dice: contro un sistema che nega l'uomo, noi non possiamo accettare questo e dobbiamo sfidarlo con tutte le armi che abbiamo a disposizione. Lei, a differenza dei più giovani che usano le armi vere, le usa le armi del cervello, le armi del pensiero. E lei quindi è una ricercatrice che per tutta la vita voleva capire e comprendere il senso storico e veritativo della scienza, e a un certo momento si accorge che la vera scienza è stata, dice lei, deformata, deviata dai suoi veri obiettivi, e che quindi è stata ideologizzata, è diventata strumento ideologico malgrado se stessa. Cioè la scienza non ha portato al razzismo, la scienza non ha portato a una teoria razziale, ma le sue idee, e qui si riferisce soprattutto alla teoria dell'evoluzione, qui facciamo un piccolo salto indietro per capire l'avvento della teoria dell'evoluzione. La teoria dell'evoluzione, come voi sapete, è dovuta a Darwin e negli anni 50-60 dell'Ottocento. E cosa è successo a proposito della teoria dell'evoluzione? Ecco perché lei dice la filosofia, il pensiero filosofico o filosofia della scienza, la mia disciplina che ho insegnato per tanti anni, o epistemologia, è necessaria alla scienza per evitare che essa, o una teoria o una scienza intera, come è successo alla teoria dell'evoluzione, possa cadere preda di interpretazioni riduttivistiche o di false interpretazioni. Perché il vero, dice lei, va sempre difeso. Il vero, dice lei, si può trasformare facilmente, non per colpa sua, per ciò che gli sta di contorno, si può trasformare in falso, non in maniera automatica. Cioè siamo noi uomini che trasformiamo una verità, che la trasformiamo in pseudo verità. Vedete com'è attuale questo discorso. Cioè noi abbiamo una verità, abbiamo la teoria dell'evoluzione, che bene o male ci spiega l'origine della vita, ci spiega quello che noi ci chiamiamo, e Darwin chiamava, la biodiversità. Cioè questo vuol dire che la vita ha tante forme, dal più semplice al più complesso, anche se quando noi parliamo di vita, ricordate, non c'è niente di semplice. Ogni elemento della vita è di una complessità di cui non si ha idea, e le scienze biologiche di oggi ogni giorno avvengono scoperte
che ci spiegano la complessità di un virus. Il virus noi è poco studiato. Se noi oggi stiamo subendo l'attacco di questo virus è perché non conosciamo abbastanza le logiche di questo virus. E quindi, nonostante che abbiamo tante conoscenze a disposizione. Allora, cosa è successo nell'Ottocento? L'Ottocento è il secolo in cui, del positivismo, ricordate, è il secolo in cui per la prima volta la scienza esce dall'ambiente puramente accademici per diventare applicazione. Il secolo Ottocento, ricordate, come ci insegnerà Comte, è il secolo in cui per la prima volta le cose scientifiche diventano positive. Positiva qui che significa? Che per la prima volta, se io ho una conoscenza, questa conoscenza la posso applicare in un contesto economico, sociale, posso cambiare il modo di produrre, posso contribuire allo sviluppo di vaccini, posso contribuire a tante cose che sono positive per l'uomo. È chiaro, quindi questo significa, vi sto banalizzando, ma per dirvi come il positivismo, da una parte è importante perché è la maturità epistemica, si dice, teoretica della scienza moderna, però dall'altro fa i conti con le applicazioni che questa scienza moderna permette a tutti, in tutti i campi. Pensiamo che a fine 800 nasce la teoria elettromagnetica della materia, quindi noi abbiamo la luce, Edison per esempio, che quindi vedete un po' i treni, le macchine, il secolo del cinema, fine 800, tutte queste cose per la prima volta influenzarono, dice lei, l'opinione pubblica in senso positivo, cioè nel senso che per la prima volta l'uomo si rendeva conto che grazie alla scienza poteva usufruire dei benefici di questa scienza. Però questo cosa ha determinato? Insieme alla teoria dell'evoluzione ha determinato, dice lei, adesso lo vedremo meglio, una passività dello spirito umano. Ha determinato, come se io, preso dall'euforia per le cose buone che mi dà una scienza, allora mi dimentico che essa ha una lunga storia, è fatta di errori, di sconfitte, ha una lunga storia dello sforzo dell'uomo per capire la realtà. Voglio ricordare che se noi abbiamo oggi il computer, ricordate, voi che fate filosofia, ricordate, lo dovete dire sempre ai vostri amici, se non ci fosse stata la filosofia e la logica di Aristotele, noi oggi non avremmo questo computer con tutti i suoi difetti, d'accordo? Quindi noi abbiamo avuto la logica classica, la logica matematica dell'Ottocento, poi più la logica del Novecento che ci ha permesso lo sviluppo di questa tecnologia. Quindi quando si dice che la filosofia non serve a niente, questo banalizza un po' ciò che dice la Metzger, quando si dice che la filosofia non serve a niente, voi dovete dire che dopo 2500 anni la filosofia ha prodotto anche il computer. Quindi il computer, ricordate, è la storia dello sforzo umano, della ragione umana di produrre tecniche per poter poi fare ciò che serve. Però tutto questo ha determinato che cosa? Ha determinato che di fronte al successo di queste scienze e le tecnologie ha determinato una specie di, lei dice, di inaridimento, di annichilamento delle capacità razionali dell'uomo. Capacità razionale significa analisi critica di tutto ciò che l'uomo fa, non di tutto ciò che l'uomo... Se l'uomo fa la scienza, fa la tecnologia, bene, però dobbiamo sempre tenere presente che attraverso la storia queste tecnologie, queste tecniche hanno però altre conseguenze sulla mente dell'uomo. Oggi voi sapete, ci sono settori della psicologia che stanno incominciando a studiare l'impatto di queste nuove tecnologie sulla nostra forma mentis. Lei è la prima che studia nell'Ottocento l'impatto delle nuove tecnologie sulla formazione dello spirito umano. E lei è la prima che nota, che cosa nota? Nota che l'uomo, a furia di stare con queste tecnologie, sta perdendo, dice lei, la sua anima razionale, sta perdendo
le capacità critiche di usare queste tecnologie. E quindi lei passa allo studio della teoria dell'evoluzione. Cosa ha combinato la teoria dell'evoluzione? La teoria, voglio ricordare che l'Ottocento, quando nascono le prime teorie razziali, che sono teorie di natura sociale, politica e ideologica, non hanno nessuna base scientifica, come non lo hanno ancora oggi. Però cosa succede? L'uomo dell'Ottocento ormai non poteva più giustificare, legittimare le sue scelte sulla religione. Voglio ricordare che fino agli anni del Settecento, voglio ricordare che i regimi, le monarchie, basavano la loro legittimità politica sulle religioni. Le monarchie, cosa ha fatto la Rivoluzione Francese? Ecco lo spirito laico della Rivoluzione Francese, di cui il positivismo poi è l'erede. Ha distrutto le fondamenta religiose del potere monarchico attraverso l'uso critico dello strumento conoscitivo datoci da Galileo. Quindi Galileo è stato il primo, ricordate, che attraverso la scienza ha demolito alcuni dogmi, ha demolito alcuni criteri di razionalità. Questo spirito galileiano si è riversato nella filosofia illuministica, la quale poi ha distrutto razionalmente le fondamenta religiose del potere politico, delle monarchie. Nell'Ottocento ormai l'uomo ormai è diventato più maturo, l'umanità, cioè noi eravamo diventati più maturi e ormai avevamo capito che le religioni non potevano più essere utilizzate come instrumentum regni, come è stato per tanti secoli. Allora però l'uomo aveva bisogno di un altro instrumentum regni, ancora più efficace, ancora più forte, quale potevano essere le scienze. E dato che appunto le scienze si stavano imponendo con tutti i loro problemi, soprattutto dal punto di vista applicativo, e la teoria dell'evoluzione nasce in questo contesto di euforia generale, noi diremmo oggi, e quindi in questo contesto la teoria dell'evoluzione, indipendentemente dal povero Darwin, indipendentemente da Mendel, che poi è stato questo abate benedettino, che è stato l'inventore della genetica, studiando i piselli, lui voi sapete come aveva il compito nel suo monastero di curare l'orto, e a furia di fare esperimenti fra i piselli inventa la genetica, la quale nasce non contro Darwin, ma nasce a fianco della grande rivoluzione di Darwin, soltanto che Darwin ha avuto quel grande successo, invece quel povero Mendel fu plagiato e soltanto dopo si è riconosciuto la sua importanza per la genetica. Ora, cosa è successo? Cosa è successo praticamente? Che ripeto, la teoria dell'evoluzione, appunto perché parlava delle differenze qualitative fra gli esseri viventi, quindi il concetto di biodiversità, che cosa ha fatto? Dice la Mersi, questa teoria è stata utilizzata, deformata, deviata ideologicamente, cioè è stata presa a modello per spiegare scientificamente la nascita delle razze. Quindi, nella seconda metà dell'Ottocento, quando nacquero le teorie razziali, che ripeto con la scienza vera e propria non avevano e non hanno a che fare, ecco perché è un falso ideologico, prendono qualche idea della teoria dell'evoluzione, la decontestualizzano, la riducono, ecco perché la Metzger è importantissima, perché è la prima filosofa, la prima epistemologa, la prima filosofa della scienza che studia quei processi di naturalizzazione e di riduzione che avvengono nelle scienze, dove è normale che questo avvenga. Però il riduzionismo, ricordate, metodologico, è una cosa importante in una scienza, altrimenti non potremmo fare conoscenza. Ma un conto è il riduzionismo metodologico all'interno di come io procedo nella conoscenza, un conto è
il cosiddetto riduzionismo ontologico o metafisico o ideologico. Cioè, cosa significa? La teoria dell'evoluzione ci dice che in natura il più forte, ma questa è una banalizzazione, l'animale più forte distrugge l'animale più debole. Ora, già questa io ve la sto banalizzando, ma non è questa la teoria dell'evoluzione. La teoria dell'evoluzione dice che in natura ci sono varie forme di vita, chi si ambienta di più, i dinosauri, ricordate, erano fortissimi, però sono spariti. Questo non vuol dire che di per sé il più forte vince, magari vince per un certo periodo, come è successo per i dinosauri, 200-300 milioni di anni, però poi, poi all'improvviso, per vari motivi, spariscono e prendono il sopravvento altre forme di vita, che possono essere una formica, un topolino, il quale chiaramente rispetto al dinosauro, da un punto di vista biologico, sarebbe più debole. Ma non è questo il concetto. Il concetto è che nella vita, nei processi vitali, innanzitutto bisogna studiarli a lungo termine. Quando Darwin, perché Darwin non fu accettato? Perché lui per la prima volta disse che i fenomeni vitali hanno bisogno non di migliaia di anni, ma di milioni di anni per potersi costituire come forme viventi. Voglio ricordare che prima di Darwin, i più grandi scienziati, quando dicevano la vita sulla Terra, i più azzardavano a dire 50.000, come 100.000 anni. Ancora oggi i cosiddetti creazionisti americani, i quali per motivi ideologici dicono che la vita sulla Terra 25.000 anni fa. Invece Darwin distrugge questo pregiudizio e ci dice che la vita sulla Terra milioni di anni, miliardi di anni. Noi oggi sappiamo che circa 4 miliardi di anni fa si sono costituiti i primi esseri viventi. Poi il passaggio dagli esseri monocellulari a quelli pluricellulari, altri 2 miliardi di anni, e non sappiamo come questo sia ancora avvenuto. Però ciò che ci interessa è che la teoria dell'evoluzione mette in campo, ci dà degli strumenti per poter capire le differenze tra gli esseri viventi. Questa idea, appunto perché in quel momento nacquero le teorie razziali, fu utilizzata, fu presa come modo per spiegare scientificamente, su basi più scientifiche e non più religiose, per spiegare l'origine delle razze. Che non è un fenomeno solo tedesco, ricordate, quando noi parliamo delle teorie razziali, è un fenomeno americano, inglese, svedese e anche in parte in Italia, in minima parte in Italia. Quindi le teorie razziali, che voglio dire, sono nate, sono quindi teorie di origine non scientifica. Ecco perché è un falso ideologico. Ecco perché la Metzger dice questa teoria è stata deviata ed è diventata, lei usa un termine biblico, essendo ebrea, anche se non era credente, però negli ultimi anni incominciò a riscoprire la dimensione religiosa come forma, dice lei, per poter aiutare la scienza a ritrovare se stessa, perché l'umanità ha fatto deviare la scienza dal suo vero compito. Allora in quel momento, quindi, la teoria dell'evoluzione, suo malgrado, senza volerlo, è diventato di supporto scientifico alle nascenti teorie razziali. Più, questo è un elemento fondamentale. L'altro elemento fondamentale che lei studia, ecco perché lei fa una specie di storia sociale della scienza, studia, ripeto, come ho detto prima, l'impatto dello sviluppo tecnologico su come gli uomini di fine 800, i primi anni 900, pensiamo alla radio. Voglio ricordare che i politici, pensiamo al nostro Mussolini, ricordate, non è famoso solo per il fascismo, ricordate, è famoso perché fu il primo a capire, a intuire l'importanza della radio ai fini del rafforzamento del fascismo. Quindi capì più di altri, come oggi ci sono alcuni studiosi
non è che stanno demolendo le nuove tecnologie, ma le nuove tecnologie possono portare a quello che la Metz dirà, ecco, in termini moderni, all'appiattimento delle coscienze, porterà all'annullamento delle facoltà critiche. Quindi lei è la prima che studia, lei fa un esempio pratico, studia per esempio nei giornali francesi di fine 800 e primi 1900, studia come i divulgatori dell'epoca, i scientifici, parlavano delle scoperte scientifiche. E lo fanno come lo fanno ancora oggi. Lei dice una cosa molto semplice, una pura ipotesi. Noi oggi stiamo parlando di virus, stiamo parlando delle nuove teorie scientifiche. Allora cosa succede? Che mentre nello scienziato serio, maturo, un'idea scientifica, prima di essere suffragata da esperimenti, è solo un'ipotesi, fra le tante altre, nelle mani del divulgatore scientifico o del giornalista del trapazzo, un'ipotesi scientifica diventa una specie di verità. E quindi, quando la trasporta sul giornale, diventa, dice lei, una idea eccezionale. E quindi l'umanità, l'uomo della strada, l'uomo medio che legge il giornale, dice lei, si fa prendere dall'euforia di quella scoperta, quando invece quella scoperta è soltanto un'ipotesi fra tante le altre. Ora, questo atteggiamento, dice lei, ha portato a che cosa? A credere nella scienza, a credere in tutto ciò che si dice. Poi c'era il positivismo, la quale era, di fine 800, era più sinonimo di scientismo. Voglio ricordare che la parola scientismo nacque negli Stati Uniti a fine 800 in ambito cristiano per combattere giustamente le deviazioni di questa scienza che pretendeva di sostituirsi alla scienza, ma non la scienza in sé, l'uomo, no, che utilizzava le scoperte scientifiche per altri fini. E quindi la parola scientismo, lei in questi appunti che ho messo insieme, che sono appunti raccolti dal nipote dopo che lei quindi fu presa e fu portata ad Auschwitz, ma si fece prendere, ripeto come dicevo prima, lei riflette su queste cose che vi sto dicendo. E quindi lei ci dà gli strumenti, dice lei, una teoria scientifica è diventata un diavolo tentatore. Questa espressione è un'espressione biblica che ricorre non solo nei Vangeli, ma ricorre in Isaia, in Samuele e tanti altri, significa, no, quando il demonio, no, il diavolo tentatore, si presenta, per esempio, a Gesù e dice: se tu mi veneri, tu diventerai il padrone di tutto il mondo. Così diventò la scienza fra 8 e 900, cioè fu fatta diventare la scienza fra 8 e 900, una specie di diavolo tentatore. Io ti do tutto, però tu mi devi dare l'anima, cioè mi devi dare il tuo spirito, mi devi dare la tua ragione. Ecco perché lei, senza usare quella terminologia che poi sarà usata, il buio della ragione, dirà: gli anni 30 sono gli anni in cui l'umanità ha perso le facoltà critiche, si è lasciata abbindolare dallo scientismo, dalle ideologie razziali, le quali, ripeto, è un abuso della ragione scientifica. Quindi la vera scienza è stata fatta fuori, perché la vera scienza, ricordate, è sempre eretica. Noi oggi diremmo, sulla scia di tanti filosofi della scienza della seconda metà del Novecento, la scienza non ci dà la verità, ma ci dà dei percorsi di verità. E quindi in questo percorso ci sono tante cose che scientifiche non sono, che però contaminate insieme combinano ciò che è successo. Quindi lei dice: perché la razza non esiste? La razza non esiste perché appunto essa è il risultato finale di tante idee pseudoscientifiche che, coagulatosi per motivi non scientifici, ideologici, politici, come volete voi, hanno portato all'annebbiamento delle facoltà mentali. Quindi praticamente lei dice: le dittature del Novecento, questa è una grande idea,
che veramente io l'ho trovato solo in lei. Dice: le dittature del Novecento, lei si riferiva a quella nazista in particolar modo, ma voglio ricordare che nell'ambito sovietico c'era un'altra figura, non so se l'avete mai sentito, che era ingegnere, epistemologo, filosofo, matematico, un certo Pavel Floreschi, che fu fucilato direttamente da Stalin nel 1937, che diceva le stessissime cose con parole diverse, chiaramente, e che diceva, insieme sia la Metzger che Floreschi, diceva le dittature, cioè loro non usavano questo termine, usavano il termine gli stati totalitari, sono interiorizzate nella mente dell'uomo, cioè sono sue creature, cioè prima di diventare politiche, questi stati totalitari si sono costruite nella mente dell'uomo, cioè l'uomo stesso se l'è costruito. E quindi sono difficili da sradicare e poi sono facili, e poi diventano facili prede dei primi populisti. E il Novecento, voi sapete, è pieno di populisti. Non a caso, perché le dittature, perché i sistemi totalitari sono nati nel Novecento, nel primo Novecento, il cosiddetto secolo breve, e non nell'Ottocento? Questa è una domanda che gli storici si dovrebbero fare e che si fanno. Perché appunto Lena Metzger studia questo cruciale passaggio fra 8 e 900, in cui per la prima volta delle teorie scientifiche, loro malgrado, ripeto, sono state utilizzate contro se stesse per poter giustificare, legittimare delle teorie politiche. Voglio ricordare che il nazismo, ricordate, Hitler, che interpretava la sua teoria sulla base della biologia, di una certa biologia, come Stalin, ricordate il caso Lysenko, non so se sapete, voleva fondare una scienza sovietica che poi portò al disastro dell'economia e dell'agricoltura sovietica, cioè come se la scienza potesse essere ideologicamente orientata o a sinistra o a destra, come volete. Questo non è possibile. Allora, cosa è successo allora? Che la Metzger studia questo passaggio, che come lei dice, se noi stiamo abdicando a noi stessi, noi stiamo rinunciando alla ragione, perché gli anni 30 sono anni in cui l'uomo rinuncia alla ragione, come se la mettesse da parte. E dice, e vi cito una sua frase molto bella, e dice: un appello. Lei dice: in questo momento noi dobbiamo fare in modo che tutte le forze razionali residue che ci sono rimaste. E quali sono queste forze razionali residue? In primis anche la religione. Ecco perché lei, cioè il nipote, quando ha raccolto questi scritti, l'ha definito la scienza, l'appello alla religione e la volontà umana. Adesso vi spiego il titolo. Cosa vuol dire? In questo momento in cui l'uomo è coinvolto, si è fatto coinvolgere nella distruzione delle sue capacità razionali, cioè ha messo da parte la ragione. Più o meno, ricordate Pascal cosa diceva? Diceva Pascal: la ragione è l'unico elemento l'uomo di cui si può fidare, però la ragione è come una canna al vento. Basta un alito di vento e quella sparisce. Ecco perché la ragione, diceva Pascal e dirà la Metzger, va sempre alimentata. Quando questo alimento viene meno da se stessa, perché dice lei, la scienza si alimenta da sole per le sue forze razionali, ma quando queste forze razionali sono state messe da parte, sono state svuotate di senso, sono state distrutte da fattori esterni, allora lei non è più in grado di auto rinnovarsi queste istanze razionali. E gli anni 30 sono questo periodo. Allora in questo momento, dice lei, bisogna rivolgere un appello a tutte le altre forze di ispirazione dell'uomo, quindi l'arte, la religione, la volontà umana. La volontà umana sarebbe in questo caso la speranza,
voglio ricordare, come diceva Kant, cosa diceva Kant? Noi abbiamo le famose tre ragioni. La ragion pura sarebbe la conoscenza, la ragion pratica, la responsabilità, la morale, e la ragion, la critica, giudizio. Cosa sarebbe la critica, giudizio? È la speranza. Queste tre dimensioni dell'uomo, connaturate dell'uomo, devono andare insieme. Se queste vengono isolate l'una dall'altra, quindi lei non è kantiana, però utilizza questa terminologia per dire che le tre ispirazioni dell'uomo devono essere, devono andare insieme. Se una delle quali si perde, questo lo diranno poi altri filosofi del Novecento, se questa se queste tre dimensioni vengono artificialmente separate, come sono state nell'Ottocento e Novecento, ognuno si chiude in se stessa e quindi perde gli alimenti che le altre possono dare all'altra. Questo è successo, dice la Metzger. In questo momento le dice un appello, proprio alla fine di questo libricino, che poi sono 40 pagine, che sono appunti sparpagliati, con molte ripetizioni, ripeto, però ci danno l'idea del personaggio, ci dice un appello alla fine, è rivolto agli uomini di buona volontà, per trovare o ritrovare l'attitudine alla saggezza, alla razionalità, che capita a volte che noi abbiamo messo da parte, ma che ogni anima sincera arriva, se non a riprodurre per intero, almeno a desiderarla. Ecco perché lei alla fine fa un'analisi sua, però poi alla fine non parla più di io, parla di noi, questa dimensione corale, questa dimensione umanitaria, perché in tutti insieme, dice lei, dobbiamo essere in grado di recuperare l'unità dello spirito umano. Dice un po' questa donna unica nel suo genere. E dice ancora, dice, c'è dunque permesso di ricercare insieme nella nostra filosofia. Ecco perché lei è stata una filosofa, perché lei dice senza meditazione filosofica non si va da nessuna parte. Attraverso la meditazione filosofica noi riusciamo a ritornare a noi stessi, alle nostre origini. E dice, e nelle nostre tradizioni religiose, quindi dobbiamo trovare nella filosofia, nelle tradizioni religiose, nell'arte, nella vera scienza, lei parla di rimedi razionali. Lei di fronte al nazismo, di fronte, lei non cade come Adorno. Adorno, voi ricordate, poi dirà, dopo Auschwitz non ha più senso fare poesia, non ha più senso fare filosofia. Lei ci dà un pensiero, io lo dico, per il dopo Auschwitz. Lei prepara un pensiero di rinnovata fiducia nell'uomo, nelle capacità razionali dell'uomo, per il dopo Auschwitz, per evitare che accadano cose simili. Vedete com'è attuale questa lezione. E continua a dire, e senza abbandonare gli immensi progressi fatti dall'umanità, per avere la possibilità dell'utilizzo di tali progressi, in modo che l'umanità e gli uomini ritrovino il cammino del loro destino normale, da cui a loro insaputa sono stati momentaneamente allontanati, gli anni 30. E dice, noi che soffriamo, parla proprio questa espressione, noi che soffriamo, noi che non rinunciamo a pensare. Infatti lei dirà qualche anno prima, in questo momento in cui siamo tristi per l'occupazione nazista, il pensiero è l'unica consolazione che abbiamo, perché ci rende liberi. E dice ancora, noi che non rinunciamo a pensare, noi che ci crediamo, noi che viviamo, nonostante tutto, con questa fede nella ragione, fede nella filosofia, fede nella religione, lei si consegna praticamente alle autorità naziste. E nei primi mesi del 1944 fu presa, e non sappiamo se arrivò viva ad Auschwitz o meno. Questo non si sa, perché lei aveva già 54 anni e quindi era destinata alla camera a gas comunque. Però non sappiamo, dalle notizie che abbiamo, non sappiamo
se sia morta lì, ma questa è una cosa indifferente. E finisco per dire altre due cose, così scusate se mi autocito, ma il personaggio è di una tale intensità esistenziale, prima che teoretica, che va citato. E dice ancora, e dice, lo dico io questo, come altri muore nel 44 senza nome, perché le vittime di Auschwitz non hanno nome, e dice senza sepoltura, senza una tomba, ma con un contenuto sostanziale che ci consegna, con un'identità ben precisa, con una testimonianza di pensiero unica che la consegna alla memoria di tutti noi. E finisco con una frase di Popper, di quale anche lui patì l'esilio, però lui fuggì dalla Vienna occupata dai nazisti e si rifugiò in Nuova Zelanda. Quindi anche lui ha sofferto l'esilio. E vorrei, non so se ricordate, che Popper, nei primi anni in cui stava in Nuova Zelanda, moriva letteralmente di fame. Mangiava l'erba che raccoglieva sulle strade per potersi sostenere. E diceva Popper, il realismo, ecco, la posizione della Metz, una posizione alla fine grosso modo realista, cioè di fare i conti con la realtà, diceva, è connesso col razionalismo, cioè se io prendo atto della realtà, la realtà mi costringe a usare le mie forze razionali. Però con la realtà della mente umana, cioè noi dobbiamo elaborare le categorie razionali del pensiero, ma nello stesso tempo la nostra creatività, ma tutto questo è il frutto, diceva Popper, ma che si può applicare alla Metz, della sofferenza umana. Ecco. Mi fermo. Allora, carissimo Mario, mi senti? Sì, ti sento. Allora, intanto ti volevo ringraziare molto per questo bellissimo seminario, che perde veramente molto a distanza. Io ti conosco e so quanto sono belle le tue lezioni in presenza, e quindi insomma ne soffro un poco. Devo dire che mi dispiace molto non potermi godere questa lezione diversamente. Dicevo ai ragazzi, ridendo un poco su questo tipo di collegamento che sembra un po' Radio Londra, perché insomma, come posso dire, sembra è una comunicazione sincrona su due piattaforme, e devo dire che per fortuna sta reggendo la comunicazione. Ci siamo accorti anche di un piccolo errore che è stato compiuto, che era relativa all'orario, perché noi abbiamo cambiato da giovedì a venerdì, e quindi avevamo dato come orario 10-12, ma non ti preoccupare, insomma, in ogni caso siamo già alle 10, chiunque dovesse entrare comunque avrà diritto ai crediti formativi, eccetera, eccetera. Ma al di là di tutto, io adesso vorrei chiedere ai nostri ragazzi se hanno qualche domanda da porti, lo possono fare tranquillamente anche attraverso la chat, io leggerò eventualmente. Donatella Tarantino, prego, carissima. Sì, professore. Volevo chiedere, studia l'impatto dello sviluppo tecnologico nella società. In questo, diciamo, anticipa il lavoro che faranno i francofortesi. Sì, in un certo qual modo sì, però ricordate, per i francofortesi la tecnologia è sempre di per sé un pericolo, quindi è un pericolo, però loro paradossalmente, io dico, uso un'espressione, buttano il bambino con l'acqua sporca, cioè un conto è buttare l'acqua sporca, eliminare l'acqua sporca, un conto è eliminare con l'acqua sporca il bambino. La Metz che non cade in questo errore, sia perché è una storica della scienza, e quindi con la scienza ha avuto sempre a che fare. I francofortesi, per le loro storie personali, non fanno questa come tanti altri, tipo il nostro Umberto Galimberti, il quale è
il quale, no, volte a volte confonde scienza e tecnologia e soprattutto confonde le applicazioni della tecnologia con la tecnologia stessa e con la scienza che ha permesso lo sviluppo della tecnologia. È chiaro, quindi bisogna stare attenti. La MESC ci dà, e non soltanto lei, ci dà gli strumenti per capire. Un conto è lo sforzo veritativo messo in atto di una determinata conoscenza scientifica che fa parte della nostra storia. Se voi ricordate, se l'uomo non fosse stato un essere cognitivo, noi non saremmo qui. Tutti gli esseri viventi, come diceva la bonoma di Aristotele, sono esseri cognitivi. Voglio ricordare che la parola animale, che noi usiamo in maniera spregiativa, significa essere vivente che entra in relazione con l'ambiente da cui deriva le informazioni vitali per la sua esistenza. Quello significa parola animale. È chiaro che poi ogni forma di vita animale ha sviluppato capacità particolari di ulteriori elementi cognitivi. Noi uomini abbiamo poi raggiunto determinate vette. Quindi definire l'uomo un animale non è negativo. Ecco perché alla Bonabri di Aristotele diceva: l'uomo è un animale razionale, cioè nel senso che è riuscito poi a prendere tutte queste conoscenze empiriche necessarie per la vita dell'uomo. Se l'uomo, quando viveva nella foresta, quando viveva nelle savane, non si fosse alzato eretto, voglio ricordare che la posizione eretta è stato un modo per l'uomo primitivo di superare quella condizione che lo metteva alla mercé degli animali più feroci. La posizione eretta gli ha dato la possibilità di visualizzare il contorno e quindi di prevenire eventuali assalti. Questa è stata una delle prime armi razionali dell'uomo che ha messo in atto, che poi ha sviluppato nel tempo, fin tanto che è arrivato alla scienza propria. Quindi la scienza, ricordate, noi purtroppo quando studiamo la scienza, studiamo, come ho detto prima, la scienza matematica è quella, ma non studiamo tutto ciò che ha permesso poi la matematica di diventare tale, come ha fatto la MESC studi, ripeto, non solo lei, adesso ci sono tutti studi di storia del pensiero cosiddetto non scientifico. Quando Levi-Strauss studia il pensiero dei primitivi, noi oggi l'antropologia strutturale di Levi-Strauss non considera più il pensiero degli uomini primitivi non pensiero, è un pensiero diverso da quello nostro, e la Metzger studia come quello che lei chiama il cosiddetto pensiero analogico, il pensiero metaforico, che lei ha studiato come ha funzionato scientificamente nel 400 e nel 500. Il pensiero analogico cos'è, per esempio? È, per esempio, studiare il microcosmo in rapporto al macrocosmo. Questo è il pensiero analogico. Allora, questo pensiero mistico, religioso, neoplatonico, come volete chiamare voi, è stato quello che poi ha permesso all'uomo del 500 di elaborare con quello che lei chiama ragione analogica o ragione metaforica. Quindi poi siamo arrivati alle teorie scientifiche vere e proprie. Quindi le teorie scientifiche sono il risultato, il precipitato di tanta storia fatta di contraddizioni, di errori, di credenze, di metafisiche bizzarre, assurde, senza senso, che però poi hanno permesso, ecco perché gli dice delle cose che poi dirà Popper, dirà Kuhn, dirà tanti altri filosofi della scienza del Novecento, i quali studieranno ermeneuticamente il pensiero prescientifico. Dicendo prescientifico non significa che non è scientifico, ma significa che è stato scientifico a suo modo in un certo periodo, per tanto tempo. L'alchimia non si sa da quando è nata, però ha funzionato sino ai primi anni del Settecento. E l'uomo ci credeva in quella forma di ragione. E quindi ha lavorato in quel senso.
Quindi quella era la ragione scientifica del tempo, che oggi a noi ci fa sorridere, ma non possiamo sorridere del nostro passato pseudoscientifico, che poi ha permesso lo sviluppo della scienza vera e propria. D'accordo? Mario Caro, c'è un'altra domanda da parte di un nostro studente, Ernesto Costa Cesari, ha facoltà di parlare se vuole. Sì. Volevo chiedere, ma in che senso la religione negli anni 30 quindi diventa poi una forza razionale? Cioè, almeno per l'autrice. Allora, come dicevo prima, dato che purtroppo la scienza è stata deviata dei suoi veri obiettivi, che sono e continueranno ad essere dei percorsi di verità, o vogliamo o ne vogliamo, voglio ricordare che gli antiscientisti ancora oggi, i cosiddetti negazionisti, negano proprio questo. Quindi vedete, è un atteggiamento persistente che c'è sempre stato e ci sarà sempre. Quindi la scienza, con tutti i suoi errori, badate, è un percorso di verità. E il vero epistemologo, il vero scienziato, il vero filosofo della scienza, la prima cosa che studia di una scienza sono gli errori, i limiti, che l'uomo non vuole sentirsi mai dire, qualsiasi tipo di uomo. D'accordo? Allora, quindi la scienza è, come dico io nelle mie, alcuni miei scritti, le mie lezioni, quando facevo lezione, è una presa continua dei limiti della nostra ragione. E che quindi, se noi prendiamo coscienza epistemica, si dice in gergo, dei limiti della ragione e della scienza, siamo più umili, siamo più aperti, siamo meno dogmatici, non crediamo alle favole, tipo la razza come un fatto scientifico, e così via. Allora, la religione, perché è importante da questo punto di vista? Tutte le religioni, anche se le stesse religioni sono diventate loro stessi instrumentum regni. Voglio ricordare che la religione cristiana è una religione dell'amore e poi è diventata nei secoli la religione dell'inquisizione. Quindi non è la scienza fa la stessa cosa, cioè tutto ciò che produce l'uomo, anche se è nato con le migliori intenzioni, poi diventa sempre strumento di potere, strumento ideologico, strumento per opprimere. E così è la scienza, la stessa cosa è capitata alla scienza. Allora dice lei, la Metzger, se noi riusciamo a capire che sia la scienza, che l'arte e le religioni, ognuna con le sue differenze, con le modalità d'essere, ecco perché bisogna studiare la storia, perché bisogna fare storia della scienza, delle religioni e così via, perché la storia, con tutti i suoi limiti, ci fa capire la pluralità delle posizioni in campo, ci fa capire la diversità di come l'uomo, no, delle forze che ha messo in campo. E quindi lui dice, noi facendo la storia dello sforzo dell'uomo, quindi dell'unità dell'uomo, quindi lei dice scienza, religione e altro vanno messi insieme, non vanno mai separate artificialmente. Come dicevo prima, perché se vengono separate, perdono la loro forza vitale e vengono deviate, come è successo. E quindi lei dice, negli anni 30, se noi andiamo a recuperare la vera dimensione veritativa a suo modo della religione, perché la religione, bene o male, cos'è? È un'aspirazione dell'uomo a capire diversamente il mondo, a capire diversamente se stesso. Voglio ricordare, banalizzando un po' Darwin, ma fino a un certo punto, l'uomo è stato l'unico essere vivente che ha concepito l'idea di Dio. Avendola concepita, questo non sto facendo, come dire, pubblicità alla religione, ma sto dicendo semplicemente che l'uomo è stato l'unico essere vivente che è arrivato a concepire l'idea di Dio. E perché l'ha concepito l'idea di Dio? Questo ce lo spiega la sociologia, l'estetica, la religione, la psicologia. Perché ha concepito l'idea di Dio? Perché ha preso atto che è mortale. Gli animali non sono arrivati a capire che sono esseri mortali. È l'unica differenza, poi Nietzsche dirà a suo modo,
Che cosa differenzia l'uomo dagli animali? Che l'uomo si può suicidare. Invece gli animali, da quel che sappiamo, questo non avviene, ma si può suicidare in funzione della libertà che ha acquisito attraverso le esperienze vitali. Quindi, cosa vuol dire? Che quando l'uomo, attraverso la ragione, si rende conto che è un essere mortale, si inventa, se usiamo questa espressione, si fa l'idea di un essere trascendente che lo superi nelle sue contingenze, nelle sue contraddizioni, nelle sue drammaticità esistenziali. E quindi si crea l'idea di un essere trascendente che nei momenti opportuni può essere necessario. Questa è un'interpretazione, ripeto, laicistica della religione, però che ci aiuta a capire che in certi momenti, quando le forze razionali vengono meno, se c'è un'altra forza che può aiutare quella, la ragione, a ritrovare se stessa, ben venga. Questa fa la Metzger. Lei era atea, lei non credeva, lei se, scusate il termine, se ne fregava del fatto che era ebrea o non era ebrea. Però quando vede in quei momenti tragici dove l'umanità è approdata, si rende conto che in questo momento occorre mettere insieme le forze sane dell'uomo. Ecco perché dice l'unico rimedio razionale, ecco rimedio razionale. Questa parola unica, io non ho trovato, scusate, nei miei studi un filosofo che parla di rimedi razionali che l'uomo deve mettere in atto quando si trova in situazioni oggettive drammatiche, come era quella degli anni 30. Mario, io avrei anche un'altra domanda, però ci sono sì. Due interventi e quindi do precedenza assoluta agli studenti. Chiara Profilo ha facoltà di parlare e poi leggerò una domanda di un altro nostro studente. Prego. Sì. Chiara, prego. Sì, volevo chiederle, lei ha detto che la scienza ad oggi, cioè la parola scientifica, la scienza è utilizzata un po' come diavolo tentatore, nel senso che si può accostare, no, a una qualsiasi tesi la parola scientifico che automaticamente per gli uomini diventa effettivamente scientifico e quindi ha validità scientifica, anche se nella realtà non ha validità scientifica. Come si può combattere questa disinformazione? Perché comunque l'uomo, diciamo, ad oggi è tempestato e riceve soltanto informazioni di questo tipo, informazioni giornalistiche con le visioni giornalistiche e non quelle veramente scientifiche. Bravissima, bella domanda, grazie Chiara. Ma la domanda è che più o meno ho dato una risposta. Allora, prima, innanzitutto, quando si sente la parola scienza o scientifico, bisogna liberare, voi che fate filosofia, e che io penso che il professor Fabio Ceracini, direttore, in questo, vi dovete liberare dal pregiudizio che scientifico significa esatto al 100%. Certo. Scientifico significa semplicemente degli sforzi che noi facciamo per arrivare il più possibile ad avere sul reale, su un oggetto qualsiasi, un po' più di conoscenze più precise, ma non per questo vere al 100%. Non esiste la verità al 100%, d'accordo? Assoluta, assoluta. Ecco perché diventa diavolo tentatore. Quando noi utilizziamo una scoperta scientifica, una teoria scientifica, e basiamo le nostre convinzioni personali su quella presunta verità scientifica, cioè facciamo diventare scientifica qualcosa che non è, ma che ci fa comodo. Quindi la prima cosa che dovete subito imparare è che il positivismo, la mentalità positivistica, bisogna distinguere il positivismo metodologico, che è una cosa, che è importantissimo, dalla mentalità positivistica, come dice la Metzger. La Metzger è l'unica che ha studiato la mentalità, cioè come poi l'uomo, stando a contatto con le verità scientifiche, soprattutto come queste verità scientifiche gli sono state spiegate, come gli sono state, come dire, come le ha recepite. Ecco perché oggi occorre, come uomini razionali, avere della scienza una visione meno idilliaca, ma nello stesso tempo
più legata ai suoi problemi, che non bisogna avere una visione che con la scienza possiamo risolvere tutti i problemi, no, ma semplicemente capire che essa è uno strumento per capire meglio come vanno le cose, senza affidarci ad essa, ma soprattutto senza affidarci alle interpretazioni che di essa vengono date. Quindi, quando io sento, anche in questi giorni, no, i scienziati, i ricercatori che parlano, i più onesti dicono che noi siamo, dicono che sono ipotesi, perché non abbiamo del virus ancora oggi, come di tanti altri fattori, se noi il virus non l'abbiamo sconfitto. Perché? Perché la virologia, voi sapete, è una cenerentola nelle scienze mediche, perché l'abbiamo sottovalutata. Quindi, nonostante che sia una disciplina fondamentale per la vita, però noi per vari motivi la virologia l'abbiamo sottovalutata, e quindi i finanziamenti, le ricerche, le cose sono state messe da parte, abbiamo finanziato altro. Mario, posso interromperti un secondo? Scusami se mi permetto. Non so se mi faccio buon interprete della domanda che faceva la nostra studentessa. Loro hanno molto presente il concetto di scienza come ricerca della verità e non come assunzione presunta della verità, perché ne abbiamo parlato a lungo. Sì. Credo che forse la domanda potrebbe essere posta in questi termini. Che strumenti abbiamo noi, anche noi filosofi, per vagliare, per distinguere la scienza, intesa nel senso che tu già hai spiegato, dalla pseudoscienza? Credo che forse questa è l'intenzione della studentessa. Questa è quella domanda la cruciale di ogni filosofia della scienza. Cioè, qui bisogna fare studiare la filosofia della scienza. Il grande Popper, il grande Bachelard, i più grandi epistemoni del Novecento si sono su questo. Qual è? E anche il professor Antiseri, che è venuto a Lecce qualche volta, ha basato tutta la sua visione della scienza, della filosofia della scienza, proprio su questo problema. Qual è l'unico elemento, che l'ho già accennato prima, per distinguere la scienza dalla pseudoscienza? Innanzitutto è se, e questa è una mia idea, ma ormai che ci insegna la Metzger e tutti gli studiosi che ho scienziato, se una scienza ha una storia, essa è una scienza. Se essa non ha una storia, non è scienza. L'alchimia, quella era 4.000 anni fa e quella è oggi. L'astrologia ha dato origine all'astronomia, ricordate. Senza l'astronomia, senza l'astrologia non sarebbe nata. Però l'astrologia, quella era 5.000 anni fa, ai tempi dei cinesi, che tutta la storia, la scienza cinese che bisognerebbe studiare, l'omeopatia, l'agopuntura, ma queste scienze cinesi non hanno storia, perché poi non hanno prodotto cambiamenti qualitativi al loro interno. Quindi il primo criterio metodologico da tenere presente, ecco perché questi autori che ho studiato, dicono che se io posso fare la storia della fisica, state ben certi che la fisica è una scienza. Se io non la posso fare, perché la fisica non mi permette di farlo, non è una scienza. Quindi ecco perché molti studiosi oggi, se accettano questa lezione, è già un avvertimento metodologico, certo, che bisogna tenere presente. Molti scienziati, anche attuali, questa idea purtroppo nessuno gliel'ha spiegato, nessuno gliel'ha messa, l'ha fatto vedere. Invece poi Popper in più ci aggiungerà, studiando tutta la storia della scienza, ma non soltanto lui, là dove c'è l'errore c'è scienza. Allora, i virologi oggi forse stanno capendo che tutto ciò che è stato detto sino a qualche anno fa era fondato sul passato di errori. Diceva un altro mio autore, Enrique Enriquez, che ha conosciuto la Metzger, che si sono conosciuti a Parigi,
ci diceva che, non soltanto lui, prima di Popper, poi c'era un medico italiano, Augusto Murri, di cui si è stato fatto con un film per le vicende familiari, diceva l'errore è la vita della scienza. Se non ci sono errori, non è scienza. Questo è l'altro elemento fondamentale. Avete notato quante cose il professore Castellana sta ripetendo di quelle che noi abbiamo detto proprio ieri a lezione? Io mi vanto, me ne faccio un vanto perché insomma sento di poterlo fare, di essere stato anche un suo allievo, ho sostenuto con lui 3 esami mi pare forse, Mario se non ricordo male, se non mi ricordo male, ho due o tre esami, e c'era una domanda che si inseriva molto bene in questo, che è un autore molto caro a te, te la leggo anche se la domanda l'hanno già fatta, però potresti approfondire eventualmente l'aspetto relativo a questo autore, ce lo fa Andrew Cacciatore, le teorie pseudoscientifiche che vengono accolte ancora oggi e sono frutto di un'ideologia, sono la deformazione del pensiero, spesso si radicalizzano andando a costituire quello che Talleyrand e Chardin chiamava vere e proprie corazzate. Il razzismo esiste ancora, per esempio, per dirne una. Cosa si può fare per combattere le corazzate? Tu hai già risposto in realtà, però era bello questo riferimento, ringrazio. Sì, questo l'ho citato pure io, questa frase delle corazzate di Taylor, cioè, l'ho citato in un breve articolo che ho fatto su Odisseo, il quale diceva, sì, mi ricordo. Ma lui si riferiva al mondo cristiano, cioè il mondo cristiano, lui è stato il primo teologo, lui era un paleontologo, biologo, paleontologo, gesuita, il quale voleva coniugare e rendere compatibile la teoria dell'evoluzione con la fede cristiana. E diceva una cosa molto ovvia, che però per questo motivo è stato messo all'indice e soltanto ultimamente è stato, tra virgolette, riabilitato, fino a diventare la base della Laudato Si di Papa Francesco. Allora, cosa diceva Thierry Chardin? Lui si riferiva al mondo cristiano, dice noi, se vogliamo essere credibili come cristiani nel mondo contemporaneo dominato dalla scienza e dalla tecnica, non possiamo combattere queste le nuove corazzate che sarebbero il nazismo, il fascismo e lo stalinismo con le nostre vecchie galee medievali, che sarebbero la filosofia tomistica classica. Allora ci dobbiamo attrezzare concettualmente per poter utilizzare Darwin, secondo lui, è fondamentale per capire la modernità, per capire la contemporaneità. Allora, come cristiano non possiamo, ripeto, con il nazismo che utilizza la teoria dell'evoluzione, se noi non conosciamo la teoria dell'evoluzione, come possiamo combattere le deviazioni che la teoria dell'evoluzione ha subito da questa corazzata? Allora, per distruggere questa corazzata dobbiamo attrezzarci. E tu, mentre Yann Chardin e Lambertz, che non si conoscevano molto probabilmente, anche perché Yann Chardin poi negli anni 20 scappò, cioè fu costretto ad andare in Cina a fare ricerche sull'uomo cinese per evitare guai in casa dei gesuiti. E quindi, però lui dice le stesse cose. Cioè noi ci dobbiamo attrezzare noi con gli strumenti, dobbiamo essere vigili, ecco perché il mio bachelor parlava di costante vigilanza epistemologica. Diceva il filosofo, lo scienziato, l'uomo della strada, il filosofo, voi dobbiamo mettere in atto sempre, in qualsiasi occasione, una politica personale di vigilanza epistemologica. Cioè, ci dicono che oggi fa caldo, bene, ci crediamo, però poi dobbiamo avere l'accortezza di andare a vedere se con un po' di difficoltà se fa caldo meno. Cioè, voglio dire, se lo scienziato mi dice A, io non è che per principio gli devo dire B, però devo per accortezza verificare se ha un minimo di validità e non mi devo curare. Il problema è che, perché la domanda di prima, perché diventa pseudoscienza una scienza? Perché appunto io do per scontato che ciò che mi dicono è vero, quindi quel pezzettino di verità, pensiamo alla verità della teoria dell'evoluzione, aveva un minimo di verità, la biodiversità. Ma voi sapete che la biodiversità oggi è una categoria fondamentale senza la quale non avremmo senso. Certo. Quindi la biodiversità però è stata utilizzata in un senso sbagliato, anche perché lei dice
bisogna sottoporre ad una continua analisi critica tutti i concetti scientifici. Se ho un concetto, questo concetto di biodiversità, lo devo prendere, lo devo analizzare per vedere, prima come è nato, quali sono le ragioni. Non lo devo decontestualizzare, perché se io lo decontestualizzo, lo estraggo dal contesto scientifico in cui è nato, questo, dice la Metzer, è l'anticamera dell'ideologia e mi porta poi a ciò che ha portato. Mario, io approfitto, se ti possiamo ancora strappare una mezz'oretta di tempo. E so che a tanti impegni fai conferenze di continuo, però insomma approfitto della preziosa presenza e della tua saggezza soprattutto, perché insomma hai anni alle spalle di esperienza di filosofia della scienza, di epistemologia, di logica, sei uno studioso della critica, sei uno studioso di Popper, ricordavi prima il tuo bachelor del Rickwitz, qui io sono stato molto limitato all'inizio, avrei dovuto fare un'introduzione un po' più lunga, però insomma... mi riesce un po' difficile, ma per il semplice fatto che ci vorrebbero un po' di ore per raccontare tutto quello che hai fatto. Ma invece volevo farti una domanda sul crinale di quello che stavi dicendo, che è molto importante. Da un lato dici, io condivido pienamente, l'intellettuale in genere, non soltanto lo scienziato, è colui che va a verificare, e colui che non si accontenta della verità data. Dall'altro c'è un problema che tu conosci benissimo, che va sotto il nome di agnotologia, cioè lo studio della falsa scienza, fondamentalmente, no? E lo studio è anche questa forma di qualunquismo digitale per il quale chiunque su Facebook, sui social network, eccetera, dà la propria opinione e confuta, non lo so, di qualche medico. Ora, questi sono ovviamente due opposti, no? Perché lo scienziato, per confutare, utilizza il metodo scientifico e non quello apodittico, fondamentalmente. Però vorrei che ci dicessi: è assertorio senza dar prova, è assertorio per credo e per convinzione, invece l'intellettuale dà prova di quello che dice per via di ragione. Volevo che dicessi due parole su questo concetto. Grazie. Allora, questo concetto, ripeto, è un problema epistemico, usare questa espressione che i ragazzi dovrebbero usare, cioè cosa vuol dire? Che in effetti è facile, il problema è che voi sapete, nei mass media è inevitabile, perché essendo i mass media frutto di una logica complessa, ma nello stesso tempo tutti i mass media sono costrette a usare un linguaggio di natura semplicistica. Certo. Allora, cosa succede? Che nel trasportare, anche in buona fede, perché io non sto in buona fede, succede che io, per essere più chiaro, banalizzo un concetto. E quindi che succede? Che nella semplificazione gli elementi assertori hanno la predominanza sugli elementi da andare a verificare. Certo. E quindi chi ascolta e non sa questa piccola distinzione, oppure anche sapendola, però la dà per scontata, cade facilmente, ma qui ce lo dice la Metzger, cade facilmente nel dare per scontato ciò che scontato non è. E quindi cade ora, perché? Ecco perché bisogna stare attenti. Ecco, come intellettuali, come uomini di pensiero, noi dobbiamo essere più avvertiti di altri a usare questa metodologia. Cioè, non per contestare a priori, ma perché l'uso dei mass media, per loro natura, come i giornali d'altronde, riducono, sono processi di riduzione, 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 riduzione. Certo. Quindi chi ascolta alla fine percepisce l'esito finale della riduzione e non capisce tutto il percorso che sta a monte, che ha portato a quella riduzione. E quindi dà per verità la palissiana ciò che non è affatto tale, o quantomeno
È un processo molto lungo che ha bisogno di passaggi ulteriori. Ma io quando parlo in televisione, quando parlo sui mass media, non posso stare a fare tutti questi distinguo, è chiaro? Certo, E certo, certo. quindi mi ascolta e si fa, come dire, si fa, ecco perché l'occhio vigile, la vigilanza epistemica da tenere sempre a portata di mano come strumento. Non per criticare, ma lo strumento per strategia. Ecco perché diceva, ricordate il vecchio Rodari, cosa diceva ai bambini per imparare la poesia? Non voglio che voi diventate dei geni, ma se dovete imparare la poesia è perché? Per non farvi prendere in giro, cioè per poter avere un minimo di autonomia nei confronti di chi vi dice tante cose. O per dirla con Woody Allen, in studio per legittima difesa. Senti, Per legittima difesa. però Rodari era molto precedente a Woody Allen, quindi è una giustissima citazione. Ci sono due domande, anzi, una osservazione, uno spunto di riflessione che è una citazione di Albert Einstein fatta da Andrea Coppola, un nostro studente, e la seguente, che tu sicuramente conoscerai: non è possibile alcun contrasto tra scienza e religione. La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca. Io devo dire che non condivido questa massima di Einstein, ci metterei al posto di religione l'etica. Poi, ovviamente, per laicizzare un attimo questo discorso, però è un punto di vista. E la seconda, questa è un'osservazione sulla quale poi ti chiedo una tua riflessione. E l'ultima, non l'ultima, la domanda che ti vorrei invece fare io in coda. E di soffermarti un attimo su quel concetto di naturalizzazione al quale tu accennavi inizialmente. Noi abbiamo fatto un lungo percorso sulla struttura del razzismo, abbiamo parlato della essenzializzazione, della naturalizzazione in questo senso, eccetera. Mi piacerebbe che tu dicessi due parole, se non ti rubiamo troppo altro tempo. No, no. Allora, a proposito della prima domanda su Einstein, voi sapete che Einstein, io lo definisco, è una miniera, forse epistemologica, non solo. Quindi è uno scienziato filosofo. Noi invece siamo abituati a pensare a Einstein, pensate alla banalizzazione che fanno sulla pubblicità, no? Che magari risparmiano, sono Einstein, vabbè, così che succedono per i grandi uomini. Quindi Einstein è stato un grande filosofo, che non ci dimentichiamo. Einstein andrebbe studiato più in storia della filosofia e chiaramente anche in storia della fisica. Quindi è una miniera da tutti e da tanti punti di vista. Certamente alcune idee si possono condividere e anche no. Però questa dell'idea dei rapporti tra scienza e religione è che io ho analizzato, come tu sai, in un volume su Scienza e Fede di Giovanni Paolo II, e praticamente ci dice che le due verità sono comunque due percorsi di verità. Quelle della scienza che hanno una loro storia, la loro autonomia, e quelle della verità, della fede che vanno esperite secondo altri sistemi. Lui dice, sono, come dirà poi Gould dopo, Stephen Gould, un altro grande biologo della seconda metà del Novecento, sono due magisteri interdipendenti. Che però certe volte possono, in un certo qual modo, aiutarsi a vicenda, a rispettare i propri limiti. Quindi quella frase di Einstein sta a significare che cosa? Che la religione, con tutti i suoi limiti, è comunque un percorso che ci apre delle prospettive. La scienza ci apre le sue prospettive. Se a volte, come è successo nel caso di Galileo, però con tutti i guai che Galileo passò, le due prospettive Si confligge, collaborano, se le due prospettive si incontrano, cosa ha fatto Galileo? Grazie alla scienza moderna ha demolito il mito del cosiddetto letteralismo biblico, di cui Giovanni Paolo II dice: grazie a Dio abbiamo ricevuto Galileo, che è un dono di Dio, che ci ha liberato come Chiesa Cattolica dal letteralismo biblico, certo. inventando una nuova ermeneutica con cui leggere le verità della Bibbia. La stessa cosa è la scienza. La scienza, l'epistemologia, io la definisco un'ermeneutica delle verità scientifiche. Quindi vuol dire che
ogni ambito ha i suoi strumenti che se a volte collaborano insieme possono chiarire meglio il significato dell'uno e il significato dell'altro, senza che i due magisteri si sovrappongono, perché quando si sono sovrapposti sono successi i più grandi danni che l'umanità si è costruita nella sua storia. Sì. Questa è l'idea di Einstein, grosso modo, che andrebbe bisogno di un ulteriore seminario. Ci sarebbe quella, la questione sulla naturalizzazione, caro Mario. Allora, come avevo già accennato, nella ricerca scientifica la naturalizzazione, adesso ci sono vari settori dell'epistemologia che studiano i processi di naturalizzazione, cioè cosa significa processo di naturalizzazione. Significa, per esempio, facciamo l'esempio dei processi di naturalizzazione della mente dell'uomo, o cioè le neuroscienze, per esempio, che sono dal punto di vista epistemologico importantissime perché stanno aprendo nuovi orizzonti su come noi conosciamo il mondo. Io nel momento in cui vi sto parlando, nel mio cervello stanno avvenendo tante cose. Allora, se qualcuno volesse studiare il mio cervello, il vostro cervello in questo momento, dovrebbe naturalizzare con le grosse macchine computerizzate ciò che sta avvenendo naturaliter nel nostro cervello. Il linguaggio, le aree che vengono coinvolte, le emotività, i momenti di concentrazione e così via. Quindi io scienziato dello cervello, sono costretto a prendere un pezzettino delle mie cellule neuronali e a renderle pezzettini, oggetti naturali, si dice. Cioè, però la parola naturale qui, quando parliamo di cervello, non è naturale. Cioè, nel senso che nel nostro cervello tutto ciò che c'è è frutto di una lunga storia evolutiva. Quindi anche i cosiddetti processi di naturalizzazione oggi sono processi sic e semplicite di storicizzazione, che vanno sempre verso una storicizzazione sempre più complessa, si dice. Certo. Ora, quindi, questo è ciò che fa lo scienziato. Cosa fece Galileo? Prese il concetto di natura, isolò all'interno del concetto di natura il movimento, perché le cose naturali si muovono, quindi isolò, naturalizzò il movimento, perché è un fatto naturale, però poi lo incluse in un circuito di idee, teoria, su cui poi ha costruito la meccanica razionale. Quindi la naturalizzazione è qualcosa, scientificamente parlando, necessario. La super specializzazione di cui oggi si parla sono processi continui di naturalizzazioni, certo, continue, altrimenti noi non avremo conoscenza di qualsiasi cosa, non soltanto della natura, anche dei fatti umani. È chiaro che nelle scienze sociali e storiche i processi di naturalizzazione hanno dei problemi, nel senso che non si possono naturalizzare come un oggetto naturale, d'accordo? Le tendenze sociali, per esempio i trend, anche se c'è la tendenza degli scienziati sociali a naturalizzarli, si prestano difficilmente ad essere naturalizzati. Quindi anche lì c'è tutto un dibattito epistemologico su che tipo di naturalizzazione i fenomeni sociali, storici, possono subire, fino a che punto, quali sono i limiti. Ecco la parola limite. Quindi, poi la parola essenzialismo. Cosa è successo l'essenzialismo? Allora, quando io, attraverso un processo di conoscitivo di tipo di naturalizzazione, sono arrivato a oggettivare il più possibile un oggetto naturale, anche se in questo caso naturale, ripeto, nel caso del nostro cervello, è tutto storico, io ho ridotto, come dicevano già i greci, il fenomeno complesso, l'ho ridotto alla sostanza, all'essenza, l'ho ridotto agli elementi essenziali. Questo è l'essenzialismo scientifico. Il problema è sempre quando io passo inavvertitamente, più delle volte, senza volerlo,
in buona fede e molte volte in cattiva fede, perché è questo che bisogna poi andare a scovare, no? Quando io ascolto, devo stare attento. Se questo processo di essenzialismo di una realtà che mi costringe a cogliere gli elementi essenziali, la parola episteme, ricordate, significa conoscere un oggetto nei suoi elementi di fondo, stare sopra, quindi il fondamento significa, no, scovare con la ragione gli elementi fondamentali. Io vedo una realtà, vedo questo computer, è rettangolare, quindi i lati, la forma, sono forme geometriche essenziali, ma sono forme conoscitive di natura essenziale, da non confondere poi questo essenzialismo con l'essenzialismo che poi ci porta al dogmatismo, all'ideologia. Così è, la natura è così. Cioè, Mario vita... vedo che ci stanno dando addirittura un remaining meeting time su Zoom, perché noi abbiamo una versione... Abbiamo niente, ci stanno dando il lockdown fra 9 minuti e qualche cosa. No, non ti preoccupare, perché non voglio poi concludere bruscamente, e questo mi dispiacerebbe alquanto. Invece, volevo in ultimo, perlomeno, leggerti un'ultima domanda, se mi permetti. Sì. Per rispondere brevemente prima di lasciarci, volenti o nolenti, da quanto ho potuto comprendere, sempre il nazismo degli anni 30 si è diffuso distorcendo delle teorie scientifiche. Oggi viviamo in una fase di rigurgiti razzisti. A cosa potrebbe collegare tutto questo? Io vedo poco riferimento alla scienza. Eh sì, perché questa è pseudoscienza. È pseudoscienza, infatti. Questa è pseudoscienza, però il problema è individuare se è pseudoscienza. Il problema grosso è che non è, purtroppo, l'uomo della strada, l'uomo medio, non ha gli strumenti cognitivi in grado di prendere atto che questa è pseudoscienza. È chiaro che oggi il razzismo con la scienza in sé per sé non ha niente più a che vedere. Però se io sono scienziato sociale, devo andare a studiare perché nascono questi rigurgiti, quali sono le motivazioni. E quindi in questo caso, come scienziato sociale, oggi l'ideologia, ricordate, ho studiato pure Boudon, questo grande epistemologo, questo grande scienziato sociale del Novecento, il quale appunto ha studiato le ideologie, certo, da un punto di vista come scienziato sociale, che poi di origine di Marx. Voglio ricordare che qui Marx è stato il primo che ci ha dato gli strumenti per capire dove si annida il pensiero ideologico, come nasce, come si sviluppa e come soprattutto va combattuto. Certo. Allora il problema è, ecco perché Marx è uno scienziato sociale che ci aiuta a capire perché noi produciamo ideologia. Perché la produciamo? Certo. E questa è una delle tante forme che oggi le scienze sociali hanno il compito di individuare e di studiare. Assolutamente, ecco, quindi, sì. Assolutamente, questo sì. È un settore di indagine. È chiaro che, ripeto, oggi con la scienza, con la teoria delle ideologie, anche se ci sono settori ancora che utilizzano la teoria dell'evoluzione per spiegare la diversità delle razze e così via, non è che non ci sono. Certo. Sono minorità, ci sono. Certo. Allora, ragazzi, io so che ci sarebbero altre domande, ma qui mi devo limitare anche per questioni di tempo e per non abusare della pazienza del nostro relatore, al quale va tutto, a quale esprimo tutta la mia riconoscenza e tutta la mia ammirazione per questo bel seminario. Mario, ti ringrazio davvero di cuore, hai sicuramente giovato anche al nostro corso di quest'anno, hai recato molto giovamento. E vi ricordo che adesso scaricherò i nominativi, l'ho fatto durante la riunione anche perché purtroppo l'orario era 10-12 perché abbiamo cambiato giorno tra giovedì e venerdì, quindi terrò conto ovviamente perlomeno di chi ha partecipato a partire dalle ore 10, senza dubbi e senza alcuna difficoltà.
In ogni caso, voi potrete ascoltare la registrazione di questa strana riunione, caro Mario, perché è su due piattaforme e con condivisione, insomma, è andata piuttosto bene, nonostante tutti gli accidenti tecnologici. Grazie a te. Io sono particolarmente contento perché tenevo moltissimo al tuo intervento. Il prossimo, vi ricordo, è quello di Marco, il professore Marco Innamorati dell'Università, di Roma. Freud della scuola di Francoforte. Questa volta ricordatevi che l'orario non è quello della lezione, ma è dalle 14 alle 16 del 24 novembre, martedì, in coincidenza invece con la lezione di Fondamenti di Storia della Filosofia per STP, per Scienze Tecniche e Psicologiche. Saluto il nostro relatore, al quale mi permetto di fare un applauso per Grazie. il seminario, con la promessa di Grazie a te. Poterti rinvitare nuovamente in altre occasioni, e io spero al più presto in presenza anche per poterti abbracciare e ringraziare di persona. Grazie a te, grazie a tutti i Grazie, ragazzi. grazie davvero a tutti. Non sono pochi i ragazzi, insomma, e i partecipanti in genere sono stati all'incirca 47-48 persone, quindi è andata piuttosto bene. Molte grazie ancora, Mario. Ti abbraccio, ti ringrazio Grazie moltissimo, e i ragazzi ti ringraziano da quello che vedo in chat. a te. Grazie. Va bene, E grazie. Grazie a a tutti. presto ancora. Un grande abbraccio, un Grazie. saluto Mario, a presto. Ciao. 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 Allora, ragazzi cari, ce l'abbiamo fatta, non so come si sia sentito fino alla fine, ditemi un poco voi, se riuscito a capire, spero. Sì, si è sentito molto bene. Perfetto, meno male, sono contento perché con il collegamento che abbiamo fatto, noi siamo questa mattina alle 8 tentando di fare un collegamento quanto migliore possibile, non si capisce per quale motivo, pur avendo fatto delle prove, l'audio di Zoom non veniva direttamente incanalato nel flusso audio di Teams perché era una cosa che si poteva fare. Va bene, però insomma sono molto contento. Non vi trattengo oltre, anche perché non abbiamo fatto alcuna pausa. Troverete tutti la registrazione sul mio team, ovviamente poi la renderemo fruibile a chi voglia. Per le presenze, per i crediti, ahimè, mi devo attenere ovviamente alla presenza live, e quindi ho già scaricato i nominativi. Se avete difficoltà di qualche tipo, mi potete tranquillamente scrivere. Noi dovremmo vederci giovedì prossimo, ma vi annuncio che dovete stare, vi manderò sul gruppo una conferma della lezione perché c'è una coincidenza con la seduta di laurea, quindi dovrei essere contemporaneamente in due luoghi. Credo che non ci sarà la lezione, quindi però vi do conferma, ripeto, attraverso il nostro gruppo interno sul Teams e anche attraverso un avviso in bacheca su unisalento.it. Grazie ancora a tutti. Ci Quindi sentiamo. professore, stiamo parlando della lezione. Un attimo, ci sono delle domande, forse? Sì, volevo chiederle, ma si sta parlando della lezione del suo corso, non del seminario? No, no, la lezione del mio corso. Parlavo della prossima lezione di storia della filosofia italiana, Rebecca, che adesso vedo. Quindi, e fra l'altro, devo dire pubblicamente, tanto verrà registrato, che c'è stato un errore con l'orario, che purtroppo è stato inevitabile perché il professore ha dovuto cambiare il giorno della conferenza da giovedì a venerdì. Era prevista dalle 9 alle 10, invece era stata spostata poi alle 10, dalle 10 alle 11. E quindi c'è stato un disguido che spero possa essere in qualche maniera rimediabile. Comunque, chiunque abbia cominciato a partecipare dalle 10 avrà tranquillamente, insomma, la presenza. Per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione, ragazzi, e come sempre. Anche per le domande, se avete domande anche sul seminario di oggi, non vi preoccupate, le riprendiamo tranquillamente nella prossima lezione. Un caro saluto a tutti, allievi presenti ed ex allievi che hanno già fatto l'esame. Apprezzo a tutti, ciao. Buona giornata. Grazie a tutti. Buongiorno. Buona giornata, salve. Buona giornata.